Io sono una negozio, una salumeria a Matera e questo lo dico un po' per presentarmi, chiamo Saverio Castoro, e un po' anche perché di molte cose mi sono state passate da dei professori, da gente comunque ricercatori del CNR e allora immaginando, noi ci conoscevamo con Marco, ci siamo conosciuti praticamente in questa occasione oggi, e immaginavo da quello che ho letto che scrivevo, immaginando che lui avrebbe centrato il suo intervento sul discorso della moneta e del debito. Io ho cercato di fare un discorso un po' più generale, anche chiedendomi il motivo per cui io utilizzo lo share, quindi contestualizzandolo anche in maniera più generale. Spero insomma che possa in qualche modo provocarvi e stimolarvi questa presentazione. Quello che vedete è un computer elettronico che occupava nel 1944 una stanza. Questa è sono delle immagini che ho preso dalla presentazione di un professore del CNR di Bologna che ha parlato, chiedo qualcosa sulla dematerializzazione. Ce ne abbiamo, ci stiamo dematerializzando, stiamo utilizzando meno materia, meno energia. Questo è il computer, pesa molto meno, occupa questo spazio qui solamente rispetto a quello del 1944, consuma molto di meno e anche a volte, circa 8 volte più potente di quello che aveva la dimensione là. Ma anche lo smartphone. Con questo telefonino, noi praticamente, che pesa circa poco più di 100 grammi, noi sostituiamo un telefono, una sveglia, una bussola, un orologio, una mappa, videocamera, macchina fotografica. Quindi l'idea che abbiamo, che percepiamo, è quella che con uno strumento simile di 100 grammi, alla fine possiamo sostituire tutti quegli strumenti, forse 3 kg di peso, 2-3 kg di peso. Ma effettivamente ci stiamo dematerializzando, ci stiamo consumando meno materia. Lo smartphone contiene 40 elementi chimici. Fino a qualche anno fa in una casa ce n'erano forse appena 20, invece ne abbiamo in 100 grammi di smartphone, abbiamo tipo di elementi chimici. Molti sono rari e sostituibili, tantale, alluminio, iridio, oro. Nel 2014 il numero di cellulari ha superato il numero di abitanti della Terra. In Italia se ne sono venduti nel 2013 35 milioni. Per far funzionare lo smartphone ha bisogno di un'enorme infrastruttura di supporto. L'elettricità serve, noi abbiamo dei dati da qualche parte, non sappiamo dove, ma ce l'abbiamo, di server, abbiamo un sistema di distribuzione molto sofisticato. Aumento degli acquisti di beni materiali, e-commerce e team. Possiamo tranquillamente da qui decidere di andare in Messico, andare su online e prenotare il nostro viaggio tranquillamente. Quindi questa sensazione, questa percezione di dematerializzazione effettivamente forse non c'è. Probabilmente abbiamo aumentato l'infrastruttura, ha aumentato il materiale, alcuni molto più sofisticati e concentrati anche solamente in alcune parti del mondo. Stiamo parlando delle terre rare, questi sono gli utilizzi che abbiamo con le terre rare. Questi sono alcune cose che ci fanno pensare immediatamente alla conversione ecologica. Alla Green Revolution, l'alba della fluorescenza, una paleolica, una batteria di litio per le cellule combustibili, pannelli fotovoltaici e quant'altro. Tutte queste cose qui sono quelle che dovrebbero portarci verso il nuovo paradigma, verso l'allontanamento dal fossile,
ma abbiamo sicuramente delle difficoltà perché la maggior parte di quelle delle RAI si trovano per il 90% in Cina, almeno al momento, e in poche altre parti del mondo. Quindi l'aumento esponenziale di consumo di materia, di quelle cose lì, di neodimio, di terbio, di platino, di litio, sono rare. Non ne abbiamo una così grande disponibilità. Quindi la crisi dell'uscio potrebbe essere molto vulnerabile in futuro. Vado avanti. Ma è sempre stato così. Adesso non so se riuscite a vedere. Questo qui è un grafico, questa è, diciamo, la slide un po' più complessa. Praticamente quella è la storia dell'uomo e della Cina dall'inizio della Terra in poi. Quella prima parte che vedete in alto è molti milioni di anni fa, quando si è formata la Terra, quando si sono formati i fossili. Nell'angolo lì, alla fine della barra a destra, c'è un tantino nero. Praticamente poi c'è l'esplosione di questo tantino nero, viene sviluppata l'altra barra, milioni di anni fa, e ci sta la nascita dell'uomo. Sempre uguale, alla fine della divisa barra a destra ci sta un tantino nero, praticamente l'esplosione, lo sviluppo in basso di quel tantino nero, quello che vedete in basso. Sono migliaia di anni fa, età della pietra, età del bronzo, età del fuoco, età del fossile. A un certo punto vedete che la barra, la linea schizza verso in alto. Schizza verso in alto perché l'energia fossile che abbiamo sfruttato in 200 anni ha permesso di avere incremento demografico, la crescita esponenziale di qualsiasi cosa, modello industriale, produzione di cibo, e naturalmente la produzione di cibo ha permesso anche l'incremento demografico. Adesso eravamo circa nell'età preindustriale, un miliardo di persone, la possibilità di utilizzare macchine, irrigazione e concimi fertilizzanti ha permesso di arrivare in poco tempo a più di 7 miliardi di persone. Questa diciamo, è una slide che riguarda in modo particolare l'incremento demografico. Come vedete, fino al 1800 c'era una società, una civiltà prevalentemente agricola, dopodiché con l'ingresso, con lo sfruttamento delle risorse fossili, carbone, petrolio e gas, abbiamo avuto un aumento esponenziale della popolazione, con una popolazione attesa di 52 miliardi di persone. Questa è la stessa slide che dice esattamente la stessa cosa, la fascia in basso in beige è quella della biomassa, società agricola. Le altre sono fonti energetiche che sono state sviluppate dopo, diciamo, con lo sviluppo della società industriale. Ma è sempre stato così? È stato così per 200 anni, ma adesso la situazione è questa. Il petrolio fascia il buono e il declino, e l'era del petrolio quasi fosse finita. Questa non si vede molto bene, questa è meglio. Praticamente nel 1950, all'inizio del 1900, avevamo la possibilità di un barile di petrolio di avere 100 barili di petrolio da poter utilizzare nella nostra società. Oggi abbiamo un barile di petrolio a stento 15 barili solamente da poter utilizzare nella società. È l'energia netta che ci permette di fare le cose, perché se non c'è energia non è possibile neanche fare qualsiasi cosa, per andare a lavorare davanti alla lavorazione. Quella è l'energia che noi incameriamo per poter fare le cose, altrimenti non si potrebbe fare. La scossa del modello industriale, la cosa è la stessa cosa. Senza petrolio non si può fare niente. Il problema è il picco di produzione, diciamo, è proprio quello. Cioè, l'impossibilità di avere dell'energia netta che ci permetta di sviluppare alcune cose, trasporti,
cibo in quantità sufficiente per tutti quanti, debito, perché se voi immaginate il debito come un anticipo della ricchezza futura, per me la ricchezza è l'energia, è il cibo, e qualsiasi altra cosa. Allora, nel momento in cui io chiedo a Marco un prestito, non sono i soldi di Marco che vengono dati, ma è un anticipo su quello che è la mia aspettativa di avere tra un giorno, 10 giorni, un mese, un anno. La stessa somma che mi dà il marco moneta, più interesse, più quello che mi serve per sopravvivere, per vivere io. Questo è quello che ho appena detto. Una volta è stato l'energia, il petrolio in qualche modo, bisogna contabilizzare i costi di esplorazione, costruzione, la condotta per portare il petrolio alla raffineria, la raffinazione, camion, tutta la struttura. Dopodiché abbiamo bisogno di energia per la casa, per il cibo, per l'istruzione, per lo sbarco, per la salute, per qualsiasi cosa facciamo. Questo è il grafico di quello che è il rapporto consumi-produzione in Europa. La linea in basso, come potete vedere, è la produzione. La linea rossa in alto è il consumo. Stessa cosa per l'Italia. La linea in basso rossa è la produzione. La linea in alto nera, per quanto sia a causa della crisi un po' discesa, sono i nostri consumi. Per leggere la società, la civiltà complessa che abbiamo in Italia, abbiamo bisogno di 580 milioni di barili di petrolio, cosa che non abbiamo assolutamente, nonostante ci vogliono far credere questo, nonostante vogliono venire a trivellare in qualsiasi posto in Basilicata. Questo qui è un grafico che monetizza l'energia in soldi. Questo è un grafico della Deutsche Bank. Quello che vedete, i pallini rossi, sono praticamente i paesi dove estraendo petrolio non ci guadagnano niente, non perdono. Sotto un certo prezzo, sotto i 110, come vedete, Arabia Saudita, Russia, Libia, Iraq, Nigeria, Venezuela, Iran ci perdono estraendo petrolio. Se voi ricordate qualche, non molto tempo fa, qualche anno fa, ci sono state delle volte in Tunisia, in Algeria, quelle erano guerre della fame. Sono paesi quelli che esportano petrolio e importano grandissime quantità di cibo. Riescono in questo modo a soddisfare i bisogni della gente, che ha bisogno di cibo, di salute, di risorse, e li tengono buoni. Nel momento in cui quei paesi hanno raggiunto il picco di produzione di petrolio, cioè non riuscivano ad avere abbastanza energia netta per importare abbastanza cibo per stavare tutto poco, la gente si è incazzata. Questo qui è, come sapete, meglio di me, è il Lugano 61, nel centenario dell'Italia. Questa ritrae i nostri progenitori come nella mistica Roveto. Questa società che avevamo qualche decennio fa e anche più di un secolo fa consumava ogni unità di energia che consumava lavorando, c'era soprattutto biomassa, era soprattutto forza muscolare, dopodiché c'erano un po' di mulini ad acqua o a vento che aiutavano, poi un po' di forza animale che aiutavano il lavoro nei campi. Ogni unità di energia, questa società riusciva ad avere 5 unità di energia, quindi era sostenibile, era un'economia circolare, non aveva pochissimi scarti, non aveva alcuno scarto di tutto ed era tutto riciclato. Oggi abbiamo invece una società che sta
in crisi, che ha una scarsità energetica e ha bisogno di tantissima energia per sostenersi, almeno la civiltà occidentale, quella che è degli Stati Uniti, del Canada, quella dell'Europa, quella della Cina rampante. Questa è la dichiarazione del presidente di Alfa Italia, situazione per uscire di quello che vuole. Non esistono alternative ai combustibili fossili. Il petrolio, per quanto sia la terza fonte energetica come quantità utilizzata, è quella più elettrica, è quella senza la quale non potremmo. Questa è una dichiarazione che però non tiene conto delle scoperte del professor dell'Università di Bologna, Andrea Rossi, sulla fusione fredda tra nichel e idrogeno. Oggi la realtà è che l'alternativa al sistema petrolifero esiste. Stanno praticando molti sistemi per tenerla nascosta. Si sono arrivati a produrre, ottimizzando la reazione al 30%, 15 kWh in una cella di 50 cm cubici, utilizzando per reggere questa energia per un anno di tempo 2 litri di idrogeno e 30 grammi di nichel. Questa è la realtà, che la, diciamo, tra virgolette, quello che diffondono come realtà non è ancora questo. Perché logicamente Rossi non è dimostrato scientificamente che stanno producendo oggi già i moduli per l'industria in California con moduli da 1 MW. La realtà è che anche questa dichiarazione conosco, diciamo, il lavoro di Andrea Rossi, però sono tanti anni che Andrea Rossi sta lavorando su questo progetto e al momento non ci sta un riscontro scientifico. No, io ti sto dicendo, ti aggiorno, da gennaio 2014 hanno cominciato a produrre e a distribuire i moduli da 1 MW. Però logicamente stanno tendendo di utilizzare questa forma di energia soltanto per uso industriale, perché tecnicamente l'uso privato non può essere applicato perché c'è bisogno di una rete di manutenzione, ci sono delle normative molto più ferree. Adesso negli Stati Uniti il professore sta cominciando a sviluppare, perché ci sono stati gli interessi da parte di capitalisti e multinazionali nel sfruttare questa forma di energia per creare un monopolio energetico. Oltre al monopolio monetario, capì, l'intenzione che hanno è quella di creare un monopolio energetico. Esiste già il monopolio energetico. Continuiamo a facciamo finire poi il dibattito. Antonio.
Antonio mi diceva, vabbè, ma tu puoi utilizzare solamente al 30%, fino al 30%. Io consiglio ai commercianti che riescono a intercettare utilizzarlo al 100% all'inizio. Nel momento in cui si sviluppa il circuito, possono utilizzarlo al 10-20%. E sicuramente non si ha la sovranità monetaria utilizzando lo share. Su questo non c'è dubbio, non sostituisce l'euro. Però possiamo iniziare a ragionare come comunità, a Cassano, a Matera, a Milionico, iniziando ad utilizzare questa moneta che libera risorse fino al 30%. È uno strumento legale, perché c'è stato l'interpello del Chicago Sheck all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate l'ha riconosciuto come un buono sconto incondizionato. È un buono sconto circolare, perché nel momento in cui io come attività commerciale lo incasso al 10%, lo posso riutilizzare nel circuito ed è quindi un sistema win-win, che sono perde. Vinco io e vince il cliente che va a fare i propri consumi con lo share. Aumenta il suo potere d'acquisto. Lo share è proprio una sedere che cammina e non crea debito. Parlando di iscrizione della persona all'associazione, quindi veramente l'Italia direttamente c'è lo share sul suo proprio conto, sul suo proprio conto share. Nel momento in cui servono dei share cartacei, le persone vanno al punto share e ne richiedono 10, 20, 30 share a seconda del volume, diciamo, di sviluppato economico nel paese, nella comunità. Questi sono gli share, fronte e retro. Questo è il sistema all'interno delle regioni di partita IVA. La persona si iscrive a ricevere direttamente lo share, con una spesa da 50 euro, paga 40 euro, e poi sente 10 share al venditore, che viene comprato e utilizza gli share nei suoi acquisti, e così via. Poi io vado io chiamo gli share, vado al macellaio, mi spendo di nuovo, poi vado alla tubista del circuito di Matera, c'è un dentista, c'è un agricoltore, c'è un negozio di tessuti, c'è una guida turistica. La guida turistica, per esempio, è in questo momento avvantaggiata da Matera, perché se qualche cittadino di Genova viene a Matera a fare il turismo, può contattare la guida turistica e ricevere lo sconto share, perché la moneta comunque è riconosciuta a livello nazionale e sostiene le filiere dei territori. Nell'innalzare lo share non ci sta grande distribuzione, non ci sono franchise. Prima Marco parlava di un 97% di moneta virtuale e un 3% di moneta cartacea. Rispecchia perfettamente quello che è il 97% di drenaggio all'interno della speculazione finanziaria, dei mercati finanziari, e il 3% di ricchezza reale che c'è nella comunità. Parlo di beni reali, parlo di energia, parlo di questo. Questo è lo scontrino, non so se c'è qualche commerciante qui in sala, praticamente quello scontrino che potreste avere in un'attività commerciale, 120 euro, sconto del 10%, 12 euro di sconto, totale euro 108 euro più 12 share. La parte imponibile è quella in euro, il 108. La parte check non è imponibile, quindi il commerciante ha questo vantaggio. Quello invece è un esempio di fatturazione, si fa la sconto del 10% prima di calcolare l'IVA, quindi quello è il costo di una fattura, 108 euro, l'altra parte è la parte di sconto, quindi deve essere circolo nella comunità. Una cosa importante che il commerciante spesso non vede è che insieme agli check arrivano gli euro, quindi lo check ha il pregio di drenare le risorse nel territorio. Invece di andare al mercato a fare la spesa, pagano gli stipendi, il resto dei propri euro vanno sui mercati finanziari o vanno in
speculazione immobiliare o quant'altro, nel momento in cui viene da me il commerciante, comunque nelle piccole botteghe artigiane o comunque nelle cooperative territoriali, la ricchezza rimane sul territorio. Quindi è possibile, oltre alla ricchezza di scelta, rimangono anche gli euro, che è una cosa non trascurabile. Lo scelto è la moneta o il buono sconto. La potete chiamare come volete, nel momento in cui la possedete e la usate, è vostra, quindi la usate come siete proprietari. Questi però ci sono all'interno della città di altri progetti che sono sempre in sintonia con quello che è stata più o meno la mia premessa, il motivo per cui mi sono avvicinato alla città dello scelto. Remet, la rete mesh distribuita dalla parte dei cittadini, un progetto di razionalizzazione del trasporto su strada, andando a ottimizzare l'ultimo miglio, e poi Botteghe, è un progetto sull'agricoltura sostenibile di filiera corta, e il Butter, che parlavamo prima con un amico, praticamente è una conversazione multilaterale tra aziende, è un livello superiore. C'è un livello di scelta tra il commerciante e il consumatore, ma c'è un livello anche che si può organizzare tra aziende, senza particolare, solamente con una compensazione di crediti e debiti. Un esempio, per poi magari possiamo approfondire quello che volete se ci sono domande, un esempio è di questi giorni. Questo è un altro collettivo che è nato a Genova, che sta nascendo a Genova. È stato donato 7 ettari di terreno a un'associazione. Con lo strumento normativo della Banca del Tempo saranno prese delle iscrizioni, si iscriveranno delle persone a questo progetto e saranno pagate per ogni ora di lavoro con 7,5 shekel. I cheque accumulati sarà possibile utilizzarli per comprare la merce prodotta. Quindi se io lavoro 10 ore avrò una potenzialità di acquisto per 10 ore. Se ne lavoro una, di conseguenza avrò solamente un potere di acquisto in cheque per un'ora. E questo, a me questo progetto mi è piaciuto moltissimo, anche perché rientra nel discorso della sostenibilità dell'agricoltura, l'autoproduzione agricola, la possibilità di avere vicino casa la produzione di quello che mangiamo. Nella Seconda Guerra Mondiale a Londra si sono diffusi gli occhi umani. Era una situazione eccezionale sicuramente, però anche se ci stanno osservando le bombe, c'è il disastro sociale, c'è lo sfollamento sociale a tutti i livelli. Quindi evidentemente dal basso qualcosa si può fare, senza aspettare che i nostri parlamentari o che l'Europa decida qualcosa. Sicuramente, sull'esempio dei genovesi, di accettare lo scelto Genova, qualcosa si può fare. Se volete, questi sono i contributi che hanno permesso questa presentazione, e questa è una frase che mi è piaciuta per chiudere